Ciao amici, essendo rimasto piuttosto deluso dall'autonomia del Xiaomi Mi Essential, ma in realtà dal decadimento dell'autonomia dopo grosso modo 11 km, in pratica ho visto sostanzialmente azzerarsi ulteriori 5 km di autonomia che vedevo sul computer di bordo fino a qualche minuto prima, sull'app Xiaomi Home fino a qualche minuto prima. Provo a rieffettuare il test di autonomia, però prima di fare questa cosa, siccome la mia batteria è sostanzialmente nuova, il monopattino ha qualcosa come 30 km, effettuerò due cicli di carico e scarico e sfrutterò questi cicli di carico e scarico pure per darvi indicazioni sull'autonomia nell'utilizzo del monopattino da seminuovo sostanzialmente in modalità S, quindi in modalità sport. Dunque, parto subito, modalità sport, giro extraurbano, quindi non andrò in città, dovrei mantenere una velocità sempre piuttosto costante, vediamo quanto riesco a fare, cercando di restare sempre il più possibile intorno ai 20 all'ora. Allora, dopo 5 km e 4, questo è lo stato della batteria e l'autonomia complessiva adesso è prevista intorno ai 18 km e mezzo o poco più. Vi lascio il print screen così avete tutti i dati. E in teoria quindi si conferma una prova in linea con quella fatta ieri, quindi i primi chilometri, insomma, danno un'autonomia che grosso modo è paragonabile a quella teorica. Vediamo più avanti come cambia la cosa. Comunque sono ancora solo in modalità sport. Continuo, come detto, solo in modalità sport e vediamo dove arriviamo. Allora, 9 km e 3, modalità sport, ancora il chilometraggio, diciamo, totale che mi segna il computer di bordo è intorno ai 17 km, ancora sembra tenere, vediamo che succede passati 10, quindi tra pochissimo. Anzi, rifaremo il punto intorno a 12, perché l'altra volta intorno a 13 si è completamente fermato. 12, insomma, potrebbe essere ancora vivo, vediamo. Allora, 12 km e 7 e come vedete di nuovo si è accesa la lucina rossa e in questo caso l'autonomia residua è crollata di nuovo, prevedendo un totale di chilometri che posso percorrere pari a 14. In realtà, ieri, dopo il primo allarme, diciamo la prima lucina rossa, il chilometraggio si è ridotto drasticamente. Ora vedo di riuscire a, se pro, cioè, proverò a arrivare allo stesso chilometraggio che ho fatto ieri, quindi poco più di 13 km. Devo però aggiungere una cosa: oggi ho fatto tutto solo in modalità sport, quindi comunque i 13 km sono fattibili sostanzialmente anche solo in modalità sport. Ora non so se questo è dovuto effettivamente a un miglioramento delle performance, perché la batteria man mano che fa i primi cicli migliora. Secondo me è così perché quello che ho notato è il decadimento repentino della batteria, quindi mi aspetto che questo fenomeno col tempo diminuisca, oppure se comunque è un invariante, quindi l'andatura, la durata, l'autonomia massima del device è agnostica rispetto alla modalità di guida. Secondo me non è così, dipende dalla batteria, però farò ancora un po' di test e vi tengo aggiornati. Comunque, vediamo quanto riesco a fare. Amici, 13,1 km, il monopattino si è definitivamente arreso, non spinge più. Quindi diciamo che autonomia massima è in linea a quella misurata durante il test precedente, durante il primo test. La differenza è che ora sono andato sempre comunque in modalità sport. Nell'altro test ho fatto 5,5 km invece in modalità drive. Diciamo che è come se fosse andata un po' meglio questa prova, però comunque siamo ben lontani dai 20 km di autonomia dichiarati. Certo, faccio qualche altro test, magari cambiando pure modalità di guida, però ancora mi ritengo abbastanza deluso perché c'è comunque un decadimento repentino della batteria che vi ho fatto vedere, dopo circa 11 km, che fa perdere quei 5 km che ti cambiano il range di utilizzo del monopattino, secondo me. Quindi, niente, continueranno un po' di test nei prossimi giorni e poi proverò a mettere insieme, a ordinare insieme tutti i dati che raccolgo per farvi un sunto di quello che osservo. Ciao! Ciao amici, altro giorno di test. Oggi porterò la batteria ad esaurimento utilizzando però solo e soltanto la modalità drive. Farò un giro in città e credo in qualche parco.
Non vi darò aggiornamenti come le altre volte, vi darò solo un breve riassunto a fine giro. Quindi l'obiettivo, ve lo ricordo, è verificare se e quanto dura il crollo drastico della batteria in corrispondenza degli 11-12 km. Vediamo a fine giro come è andata oggi. Ciao! Amici, siamo a 11 km percorsi e ancora l'autonomia residua viene indicata come superiore ai 6 km, quindi addirittura qua in proiezione potremmo arrivare quasi a 18 km. Vediamo se continua ad essere questa l'autonomia residua oppure se, come è successo nelle prove precedenti, abbiamo un crollo brusco dell'autonomia che si ferma e si attesta intorno ai 13 km. Allora, amici, dopo 14 km quasi esatti, ha cominciato a lampeggiare la lucina rossa e i chilometri residui restano poco più di 1 km, quindi in totale dovremmo in teoria raggiungere 15 km. Continuo l'ultimo tratto per vedere fino a quando il monopattino se la sente di spingere e vi dico quando effettivamente la spinta si esaurisce e quindi devo tornare a casa spingendo. Però rispetto a ieri, diciamo, rispetto all'ultimo test, abbiamo guadagnato almeno 1 km, no, un po' di più di 1 km. Vi dico alla fine quanto. Allora, amici, seconda giornata di test, il monopattino ha smesso di spingere esattamente dopo 15 km. Quindi, modalità D. Complessivamente questo è il terzo ciclo di scarica. Il monopattino, diciamo, è utilizzabile fino a 15 km. Vediamo se con il prossimo ciclo di carica l'autonomia migliora. Comunque, diciamo che ci stiamo avvicinando ai 20, di sicuro meglio dei 13 del primo giorno. Vediamo se al prossimo ciclo l'autonomia continua a salire. Qualora continuasse a salire, farò poi un altro test fino a quando non si stabilizza. E credo di fare tutti i test comunque con modalità di guida drive, quindi quella intermedia, quella che arriva massima a 15 all'ora, perché credo sia la più utilizzabile barra utilizzata in città, soprattutto tra semafori, rallentamenti, pedoni, eccetera, eccetera. Ci vediamo al prossimo giorno di test. Ciao a tutti. Ciao amici, altro giorno di test. Come l'ultimo test effettuato, andrò in modalità drive per tutto il tempo, quindi la modalità intermedia con velocità massima 15 all'ora. E vediamo se anche in questo caso osserviamo quello che abbiamo osservato nei test precedenti, cioè un miglioramento dell'autonomia che è passata da 13 a 15 km e soprattutto non ho avvertito il decadimento brusco della batteria intorno agli 11 km. Quindi comincio il test e vi do aggiornamenti, penso, direttamente alla fine. Ciao! Allora amici, altro giro concluso, oggi 15,3 km, grosso modo come quello di ieri. Credo che farò solo un altro test di scarica della batteria per vedere quanti chilometri riesco a fare, però diciamo che si è stabilizzato sui 15 km oggi, dunque non ho registrato particolari crolli della batteria, potrebbe essere questa la velocità, sì, l'autonomia reale del mezzo per me, quindi per un peso di 73 kg e per un percorso per lo più cittadino con velocità con modalità di guida drive, quindi andando a 15 all'ora. Ciao a tutti. Amici, comincio l'ultimo test a seguito del quale spero di potervi confermare o eventualmente modificare quello che sono le evidenze raccolte finora, cioè l'autonomia massima da considerare per questo monopattino di 15 km per un uso normale, uso cittadino, insomma l'uso che ne faccio io di solito. Vi aggiorno a fine giro e poi tiriamo un po' le conclusioni di tutti i test effettuati. Ciao! Amici, allora, faccio il punto sull'ultimo test facendovi vedere gli screenshot dei tre percorsi che ho fatto, quindi rispettivamente 2,68 km, 6,46 e 5,26, quindi un totale di 14,4 km. Diciamo che dunque definire l'autonomia complessiva intorno ai 15 km, a dirla tutta poco meno, è verosimile. A questo punto rispondo pure all'utente che si è lamentato dell'autonomia non realistica, confermando che siamo distanti dai 20 km, però dopo qualche ciclo di carica, dopo 3 o 4 cicli di carica, l'autonomia si assesta intorno ai 15 km, passa dai 12 iniziali a 15.